Voilà! Sono in diretta, giusto? Confermatemelo anche voi. Voilà! Sono in diretta, giusto? Voi che mi sentite? È da un po' che non faccio una diretta su Facebook, quindi in realtà ho bisogno del vostro aiuto. Che mi diciate se si sente. Eli, ciao! Accendo un po' di incenso. Se si sente bene, se mi vedete bene, se state bene. Ciao ragazze, benvenute a tutte. Confesso che sono molto, molto emozionata perché non mi aspettavo questa partecipazione. Ho visto prima i numeri, siamo iscritte tipo 120-25 persone, qui sul gruppo siamo una cinquantina, quindi un po' alla volta arriveranno gli altri. Arriverà chi ci deve essere, chi è giusto che ci sia. Bene, come state? Mi prendo un paio di minuti, ci prendo. Ciao Kate, da quanto che non ti vedo! Mi prendo un paio di minuti per noi, per dare il tempo a tutte di arrivare. Grazie che mi date feedback, che si sente, sono molto contenta. Io adesso metterò la schermata così, così sono sicura di vedere i vostri commenti. Allora, durante questa serata, Stefania, ciao! Durante questa serata ci sarà ovviamente la possibilità di fare domande, figuriamoci se non c'è questa possibilità. Se qualche domanda dovesse restare non risposta, perché magari non la leggo, non la vedo, cosa che può essere, d'accordo? Non preoccupatevi, dopo metterò un post nel gruppo, per questo infatti ho fatto un gruppo di Facebook affinché la domanda poi possa trovare risposta, possiate lì fare le vostre domande e sarò felicissima di rispondere. Allora, io direi di iniziare, poi chi si aggiunge dopo, chi guarderà la replay, benissimo, questa masterclass sicura come minimo per 2 settimane resterà attiva, poi vedremo, voi sapete che mi piace molto giocare con le cose che succede. Ok, quindi sono molto felice di vedervi. Mi dispiace che non ci vediamo fisicamente, così anche solo in video. La prossima volta studierò sicuramente un altro modo, perché mi piace vedervi, mi piace essere insieme a voi. Bene, ciao Alessandra, ciao Elena, ciao ragazzi, che bello vedervi. Allora, se è la prima volta che ci incontriamo, perché molti nomi li riconosco, li conosco, io ho fatto percorsi insieme di studio, di lavoro, qualcuno ha lavorato con me, quindi è una gioia potervi rivedere. Se è la prima volta che ci vediamo, ditemelo, se è la prima volta che fate, non so, una masterclass con me, ciao Harry, ditemelo perché per me è una gioia darvi il benvenuto qui. Anzi, mi prendo 2 minuti giusto per presentarmi. In caso non mi conosceste, io sono Nicole Zunino, mi occupo di business, ho una formazione in economia abbastanza ricca, ma in questi ultimi anni la mia formazione in economia è a servizio delle donne, ma non solo la formazione economica, ma anche la formazione proprio in crescita personale, in crescita spirituale, perché credo che vadano di pari passo. E lo Human Design è decisamente, prima volta Elisa, che piacere, e lo Human Design decisamente è uno strumento che utilizzo nel lavoro con le mie clienti, oltre che nella mia vita, perché io tutto quello che propongo e faccio è prima di tutto sperimentato nella mia vita, se no decisamente non lo farei. Ok, Alessandra, anche per te, che gioia, che onore. Allora, vi dico come funzionerà stasera. Ok, mi soffio il naso, perdonatemi, un po' di raffreddore. Questa sera parleremo dello Human Design e di un aspetto essenziale che per me è importante che vi portate a casa. Ok, anzi, a questo proposito, avete stampato o scaricato anche semplicemente il vostro Human Design nel gruppo? C'è proprio il link dove potete scaricare il vostro Human Design, perché stasera il mio scopo e la mia intenzione è quello di accompagnarvi a conoscere cos'è il vostro tipo bioenergetico. Ci sono diversi aspetti, lo Human Design è un sistema molto complesso e molto profondo, ok? Più si va in profondità, più si conoscono nuove cose di noi, ma la base da cui partire, il minimo, diciamo così, è conoscere il nostro tipo energetico, perché ogni tipo energetico quindi ha le sue strategie, il suo modo di agire, i suoi temi, ok? Quindi il mio scopo è che perlomeno conosciate, iniziate, perché poi è profonda la cosa, iniziate a conoscere il vostro tipo bioenergetico e cominciate a sperimentarlo, perché lo Human Design è una scienza stupenda, ok? Che la inizieremo a conoscere stasera.
Ma non serve a nulla se la conosciamo e basta, cioè non è un'informazione da prendere e tenere sul comodino, ok? È un'informazione che la bellezza di questa informazione è perché va vissuta, va integrata nella nostra vita, va sperimentata. Divertiamoci a sperimentarla, perché è lì che poi queste conoscenze, queste nuove consapevolezze possono dare i loro frutti e possiamo anche sorprenderci. Quindi stasera parleremo di questi aspetti e vi anticipo che alla fine, proprio a chiusura di questa masterclass insieme, dopo aver risposto alle vostre domande, ok? Ci sarà un momento in cui vi dico un paio di novità che ci sono nel mio mondo, per chi volesse approfondirlo e lavorare di più. Se non vi interessa, se già le informazioni che avete ricevuto stasera sono abbastanza, va benissimo per me, però desidero raccontarvi come funzionerà stasera. D'accordo? Allora, questo sistema, questo Human Design, che è una scienza, si chiama la scienza della differenziazione, perché porta in luce l'unicità di ognuno di noi, ok? E la porta in luce decisamente non per creare gerarchie, per dire questa cosa è meglio, questa persona è peggio, no, tutt'altro, non ci sono gerarchie, c'è cioè solamente portare in luce l'unicità di ognuno di noi affinché questa unicità venga valorizzata, non per creare separazione, tutt'altro. Io la vedo molto come un diamante. Ognuno di noi è una faccetta di questo diamante, quindi ogni faccia è unica, ma ogni faccia fa parte di un insieme. Quindi non è minimamente per creare separazione, questo ci tengo tantissimo a dirlo, visto anche il momento in cui viviamo, visto anche perché la nostra cultura, comunque, in questi ultimi anni soprattutto, il pensiero mainstream è quello proprio di mettere le persone sul piedistallo, no? Alcuni sono più bravi, alcuni meno bravi, alcuni sono inseriti nelle liste di Forbes, altri no, quindi non creiamo gerarchie. I pilastri su cui possiamo studiare questa scienza e implementarla nella nostra vita, prima di tutto, è la consapevolezza. Perché se non siamo consapevoli di qualcosa, come possiamo trasformarla? Come possiamo anche cambiarla, vederla, integrarla nella nostra vita? Quindi rendercene conto, essere consapevoli è il primo passo. Il secondo passo è accettare, perché se non c'è accettazione, c'è quello che molto spesso viviamo nella nostra vita, che è una guerra interiore con noi stesse, non essere in pace con noi stesse. Come possiamo vivere una vita soddisfacente, più che soddisfacente, ricca e in pace se non c'è pace dentro di noi, se siamo continuamente in guerra dentro con noi stesse? Quindi l'accettazione è il secondo pilastro su cui per me si basa questa disciplina, questa scienza, perché è una scienza, come scopriremo. Il terzo passo è la responsabilità, perché se non ci prendiamo responsabilità di tutto ciò, anche dei nostri condizionamenti, non possiamo poi arrivare all'altro passo, che è la trasformazione, l'integrazione, l'allineamento con noi stesse. Perché dico prenderci responsabilità anche dei nostri condizionamenti se non è qualcosa che magari ci siamo causate tra noi, no? Abbiamo preso dall'ambiente, abbiamo preso dagli altri, dalle culture in cui siamo inserite. Perché possiamo anche non averlo creato noi stesse, ma siamo responsabili di vederlo e di trasformarlo. Qui nessuno è una vittima, qui nessuno è colpevole di niente, solamente persone pienamente consapevoli e responsabili. Quindi per questo anche io vedo lo Human Design come uno strumento di empowerment, perché porta veramente il potere nelle nostre mani, ma non solo il potere nelle nostre mani, il potere di trasformare la nostra vita, di decidere per noi stesse cosa è migliore, ok? Cosa funziona per noi. Io lavoro nel business online ormai da diversi anni, ho perso il conto. 4, mi sembra, ok? C'è sempre la caccia a qual è il sistema che funziona, qual è la metodologia che funziona, la strategia migliore. Bellissimo, funzionano tutte, ma funzionano tutte e anche nessuna, perché? Perché dobbiamo capire quale di tutte queste opzioni è la nostra opzione. Quindi questo richiede una profonda conoscenza e osservazione di noi stesse e renderci conto che molto spesso andiamo bene come andiamo, ok? E voler fare le cose in modo diverso è semplicemente un ascoltare chi siamo. Questo è anche il momento giusto per parlare di come realizziamo i nostri progetti, di realizzare i nostri sogni, perché non so se qualcuno l'ha già ascoltato sul canale di Telegram, non so se l'avete già letto. In questi giorni, dal 22 di gennaio al 27 di gennaio, proprio in questa finestra temporale, c'è l'energia giusta che ci sostiene nei nostri progetti, che ci sostiene nel pianificare questo anno con le giuste intenzioni.
C'è l'energia giusta che proprio ci parla di sogno, di sognare. Il sogno è inteso come una parte essenziale di qualunque progetto, di qualunque progettualità. Non il sogno però inteso come atto di fantasticare, di perderci nel sogno per sfuggire dalla realtà, per non guardare quello che ci piace, non affrontare quello che è scomodo. Allora, proprio sogno inteso come che è la parte preliminare di quello che voglio vivere e poi voilà. Lo metto in campo e lo agisco. E come lo agisco? In questo modo entra in gioco lo Human Design. Porto su questo piano materiale, realizzo su questo piano materiale il mio progetto, i miei sogni, seguendo quella che è il mio modo allineato di fare, di agire, di interagire con gli altri, di iniziare un progetto, un'attività. Qui entra proprio in gioco lo Human Design perché, come dicevo, lo Human Design è quella mappa. Quanto è importante avere una mappa nella vita? Tantissimo. È quella mappa che ci permette di capire il nostro modo, di capire il nostro modo in cui manifestiamo anche nella vita, capire qual è il nostro modo per iniziare un progetto, ok? Capire qual è il nostro modo per scegliere. Facciamo troppo affidamento sul cervello, e il cervello è uno strumento prezioso, che sia ben chiaro, ma è uno strumento prezioso per immagazzinare informazioni, per elaborare concetti, anche per ricevere l'ispirazione, ma non per prendere decisioni. Facciamo troppo affidamento su questo per prendere decisioni e così finiamo per prendere decisioni basate su quello che pensiamo che dovremmo fare, su quello che la maggioranza fa, su quello che si pensa sia giusto fare, che funzioni fare, ma tutte cose che molto spesso sono lontane da noi stesse. Ok? Quindi mi piace lo Human Design anche perché se io osservo il mondo del lavoro, so di averne già parlato in passato, è un mondo del lavoro che è sbilanciato moltissimo su questa energia maschile, energia maschile, non parlo di genere, ok? Però energia che è dentro ognuno di noi, si sa, c'è lo yin, lo yang, energia maschile e femminile che caratterizza ognuno di noi. E il mondo del lavoro è in questi ultimi secoli, no, ma direi almeno decenni, molto incentrato su questa energia maschile, ma un'energia anche maschile un po' ferita, focalizzato, sì, super focalizzato, mania del controllo, molto ipercompetitivo, ok? Solo su una visione molto stretta sulla produttività che perde un po' la visione di insieme. Per riequilibrare il nostro modo di fare business, visto che stiamo parlando di noi stasera, innanzitutto, è importante cominciare a equilibrare questa energia maschile con una sana energia femminile, quindi quell'energia che è magnetica, quell'energia che è veramente creativa, che è ispirata, quell'energia che è centrata, quell'energia che sa quando arrendersi, arrendersi inteso come resa, non come mollare, ok? Quindi che lascia andare, che è aperta a quello che arriva. Ma questa energia, questo famoso lasciare andare, no? Com'è che si fa? Come penso sia la domanda che noi donne ci facciamo di più, che è tutto molto bello, ma come, no? E penso che le donne siamo bravissime in questo, lo vedo io su di me, ma lavorando con tantissime donne. E il come, secondo me, è proprio lo Human Design, perché ci dà questa struttura in cui, questa struttura maschile, intesa sempre come energia, entro cui noi possiamo anche sperimentare, quindi lasciare andare, fidarci, essere creativi e vulnerabili, la nostra parte femminile, la nostra energia femminile, ok? Perché l'energia femminile si sa che ha bisogno di una struttura, di qualcosa che la contenga e la sostenga. Questo è lo Human Design, ci dà questa struttura, ok? Non è nulla di predittivo lo Human Design, una volta qualcuno mi ha chiesto, mi prevede il futuro? No. Ok, nulla di predittivo, il futuro, il presente, prima ancora del futuro, è decisamente nel human design, è nel presente di noi stessi. Lo human design ci dà una traccia, ci dà una mappa, ok? Una mappa che per ognuno di noi è diversa. C'è una frase che mi viene spesso in mente, è una frase di Jung, ok? Jung diceva questa cosa, diceva che nel momento in cui non riusciva a comprendere bene le dinamiche di un paziente, faceva fatica tipo come a inquadrarlo, no? Ad avere la visione del paziente insieme, lo mandava a farsi l'oroscopo, lo mandava a farsi la carta astrale. Beh, probabilmente adesso Jung direbbe lo manderei a fare lo Human Design. Okay, non c'era all'epoca, peccato. Infatti moltissimi psicologi lo utilizzano nel loro lavoro per comprendere chi è il paziente dall'altra parte, ok? Per comprendere le sue dinamiche anche inconsce. Io stessa ho
utilizzo nel lavoro per comprendere chi è, di cosa ha bisogno l'altra persona, perché nessuno di noi è un contenitore da riempire, ok? Con i miei concetti, col mio modo di agire, con le mie strategie. Ognuno di noi ha un suo modo di agire, le sue strategie, ok? Capire chi c'è dall'altra parte ci permette di avere una relazione migliore dall'altra parte, soprattutto quando siamo in relazione d'aiuto, come la mia professione, come altre professioni, riusciamo veramente a dare un aiuto e un supporto ad hoc a quella persona, non modellato su di noi, non modellato nemmeno sui nostri condizionamenti. Quindi fatemi sapere se avete già scaricato il vostro Human Design, se sapete perlomeno qual è il vostro tipo, ok? Il vostro tipo bioenergetico, che adesso andiamo a conoscerlo un pochino più in profondità insieme, ok? Se avete domande fatemi sapere, intanto io bevo un po'. So che ci metto un po' a volte. Queste sono le domande qua. Ok, non vedo risposte, non so se perché non ci sono o perché si aggiorna un po' più lentamente. Fatemi sapere, datemi un cenno, così so che non parlo da sola. Ok, ho scaricato tutto, Eli, grandissima, perfetto, quindi almeno so che mi sentite. Benissimo. Quindi andiamo a scoprire un po' di più il nostro Human Design. Facendo questa premessa, lo Human Design è una scienza, è la scienza, come dicevo, del generatore, grande Francesca, è la scienza della differenziazione, appunto perché scopre l'unicità di ognuno di noi. È una scienza di sintesi. Perché scienza? Si basa su due scienze, su due tipologie di scienze, le scienze interiori, ok? Sono contenta Silvia, sono contenta. Le scienze interiori, quindi l'astrologia, piuttosto che la Kabbalah, il sistema degli I Ching, il sistema poi degli chakra dell'induismo, e le scienze esteriori, quindi la fisica quantistica, la genetica e l'astronomia, esattamente. E come ogni sintesi, il risultato è maggiore della somma delle parti. Il disegno, quello che avete davanti ai vostri occhi, vi dà. Vi ha fatto due fotografie. Vedrete la vostra data di nascita, giusto? Questa data di nascita è l'imprinting della parte cosciente di ognuno di noi. Poi cosciente, il livello di coscienza dipende proprio dal grado di consapevolezza di ognuno di noi. L'altra data che vedete nel vostro grafico, è invece l'imprinting di che cosa? Circa 88 giorni prima della vostra data di nascita. È l'imprinting, è la mappa, l'impronta di cosa più inconscia di ognuno di noi, è l'impronta genetica di ognuno di noi. È quella parte che emerge nel tempo, ma che grazie a questa mappa abbiamo moltissime più informazioni. Ok? Quindi l'unicità è fantastico. Che emerge perché questa unicità, se guardate la mappa, ci dà moltissime informazioni. Ci dice il tipo bioenergetico, che è quello che guarderemo stasera, ci dice la nostra autorità, quindi il modo per noi allineato per prendere decisioni, perché ognuno di noi ha un suo modo allineato. Ci dice il profilo, quindi ci dice il nostro ruolo all'interno del mondo, quindi se è più traspersonale o interpersonale. Ci dice anche che cosa. Vedete che ci sono nove centri, ok? Tutti questi nove centri possono essere colorati o non colorati, quindi vuol dire che sono definiti o aperti. Ognuno di noi ha i suoi centri colorati o i suoi centri aperti, in bianchi, ok? Cos'altro? Ci dice quali sono i canali o le porte attivate, queste parlano dei nostri doni, quali sono i nostri doni, le nostre potenzialità specifiche. Serie di informazioni davvero profonde. Io sono 2 anni che continuo a ricevere letture da miei insegnanti, per esempio, e mi stupisco ogni volta della profondità, del grado di dettaglio in cui può andare una lettura, perché è davvero un mondo molto molto ampio. Stasera noi andiamo a guardare il tipo energetico, ok? Ci sono, qui è un po' la diatriba, diciamo che ci sono quattro, originalmente sono quattro tipi bioenergetici, perché in realtà ci sono quattro aure, ognuna ha una sua aurea. Noi sappiamo benissimo che
Noi interagiamo, comunichiamo principalmente a livello energetico, quindi principalmente a livello della nostra aura. Ci sono quattro tipologie di aure. Distinguiamo i profili in base a queste quattro tipologie, ma in realtà uno di questi profili si divide in due, ok? Quindi ci sono due diversi profili che hanno due diversi modi di operare e di agire. Ed è per questo motivo che alla fine si dice che i profili sono cinque. Però spiegato così perché a seconda magari dell'insegnante, della persona che ne parla, si può essere un po' confusa e dice ma sono quattro o sono cinque? Se guardiamo l'aura sono quattro, se guardiamo invece il modo di agire, la strategia, sono cinque, ok? Qui vorrei farvi una domanda, siccome so che comunque su internet ci sono dei blog, ci possono già avere le prime informazioni riguardo al nostro tipo bioenergetico, ok? Informazioni che rispetto alla vastità, alla profondità sono davvero l'1%, ma so che comunque già queste prime informazioni possono provocare una reazione e molto spesso questa prima reazione è non mi piace il mio tipo bioenergetico. Mi viene in mente una cliente che tempo fa mi disse quando ho scoperto che ero un generatore non l'ho presa molto bene e questo è molto comune, ok? Lei l'aveva vissuta male perché pensava appunto che fosse, visto che i generatori sono, tra generatori e generatori manifestanti sono il 70% della popolazione, pensava che quindi essendo nella media, essendo la maggioranza, allora sono mediocre, ok? Non sono un tipo interessante. Ma sono tante le persone che non la prendono bene, ok? Se questo è il vostro caso, anzi vorrei saperlo se è il caso di qualcuno, non c'è giudizio, è solo pura curiosità per parlarne insieme. Se questo fosse il caso, già questo è un primo indicatore importante che ci porta l'attenzione su questo aspetto, su quell'aspetto di come pensiamo sia meglio essere. Perché questo, se non ci piace, se ci dà questa reazione, prima reazione, conoscendo pochissimo, di non mi piace, uffa, però io sono un generatore, ok, anche se non so ovviamente cosa vuol dire, neanche tutto il resto, ok, guardiamolo, perché forse questo racchiude un condizionamento su quale pensiamo sia il modo migliore di essere, qual è il modo migliore, più figo di essere, chi sono le persone migliori o peggiori. Quindi lì questo è un condizionamento, se vi risuona quello che vi dico, perché in effetti anche a voi non vi è piaciuto, ok, prendiamoci un momento per guardarlo e vedere da dove arriva, di cosa ci parla e trasformarlo, perché questa è un'opportunità per trasformarla. Come si fa a conoscere il proprio? Intendi sì, a conoscere proprio Human Design, cioè che tipo sei, come stiamo parlando stasera? Se la risposta è sì, se intendi questo, all'interno del gruppo vedi che c'è proprio un post, penso uno dei primissimi post che ho scritto, non sono veramente due, quindi giusto è molto facile trovarlo, e c'è un link. In quel link, se tu clicchi quel link, puoi andare a scoprire, inserendo i tuoi dati della data di nascita, dell'ora e del luogo, il tuo disegno. Ok, ti ho risposto Silvia, fammi sapere. Ok, ti ho risposto. Benissimo, sono contenta. Quindi vai a vederlo lì. Puoi benissimo farlo anche adesso mentre siamo qui che stiamo parlando insieme, davvero. Quindi, i tipi sono 5, abbiamo visto. Li possiamo dividere, ognuno i suoi tipi, ognuno la sua strategia, i suoi temi, il suo modo di relazionarsi, li abbiamo già detto. Li possiamo dividere in due gruppi. Il gruppo energetico e il gruppo non energetico. Allora, dire che non sono energetici non significa che dire che non hanno energia, questo è evidente, no? Se non ci fosse energia saremmo già morti, corretto? Cosa si intende per non energetici? Si intende. Ok, dopo che le parliamo insieme, Francesca, adesso che nel prosieguo, secondo me, ti risponde anche quello che tu dici, Francesca. I tipi non energetici si intendono il proiettore e il riflettore. E cosa si intende per non energetico? Che non hanno quell'energia costante per iniziare qualcosa, per crearla. Ok? I tipi energetici sono invece il manifestatore, il generatore e il generatore manifestante. Ok, se ti rispondo. D'accordo. Il manifestatore può iniziare, il generatore può invece costruire e creare, il generatore manifestante può costruire e iniziare esattamente in quest'ordine, ok? Non può iniziare prima. E adesso nel proseguo scopriamo perché e il dettaglio. Grazie, tu mi chiedi com'è possibile vedere se personale o traspersonale. Il profilo, intendi? Si vede il profilo.
cioè se sempre profilo personale o transpersonale, si vede dal profilo, ok? Quindi il profilo sono, se tu guardi nella scheda c'è scritto profile e troverai due numeri, ok? Quello ti dice se è personale o transpersonale. D'accordo? Ah, Elisa, Manifesting Generator, d'accordo. Quindi tu Elisa dovrai prima creare e poi iniziare, ma adesso vediamo nel dettaglio. Partiamo dal... cosa importantissima, questo è cruciale. Nessun profilo basta a se stesso, ok? Quindi è importante rendersi conto che, visto che siamo facce di uno stesso diamante, è importante collaborare insieme. Perché vi racconto la storiella che può essere questa. Il manifestatore inizia, poi vediamo tutti i dettagli, tranquille. Il generatore e il generatore manifestante costruiscono, creano, d'accordo? Il proiettore media e guida, okay? Il riflettore fa come il talent scout che scopre l'eccellenza. Scopre l'eccellenza, scopre chi è pronto al prossimo livello, ok? Lo segnala tipicamente al manifestatore che ricomincia il ciclo. Quindi nessuno basta da solo, abbiamo tutti bisogno di interagire tra di noi. Quindi anche per questo la bellezza di conoscerci, conoscere chi sono le persone accanto a noi, per capire appunto anche come collaborare insieme e come aiutarci a vicenda. Partiamo dal manifestatore, che solitamente è quello che tutti vorrebbero essere, anche se magari non si sa veramente cosa fa, perché chi è, perché si vuole essere un manifestatore, perché sono le uniche persone, le uniche, cioè l'unico tipo bioenergetico che può iniziare a fare le cose, non ha bisogno di aspettare niente, lui inizia. Infatti sono qui proprio per distruggere, per sfidare lo status quo, sono gli innovatori, i leader di pensieri, che sono quelli che creano qualcosa di nuovo, che non c'è mai stato prima, ok? Sono quelli che si chiedono su chi posso impattare, come posso impattare. Quindi, per costruire un team, secondo me, è eccellente. Per costruire un team, per fare coaching, mentoring, per relazionarci con le persone che amiamo, è davvero importante, perché è uno strumento per conoscere noi, ma per conoscere anche l'altro. Adesso scopriamo insieme perché. Quindi il manifestatore, dicevo, sono il 9% circa della popolazione mondiale. Sono quelli che nei secoli passati, insomma, se ce ne sono pochi, erano i re e i regnanti. Coloro che avevano un'idea partivano all'azione, cioè la davano avvio all'azione, ma poi quell'azione non la facevano loro, ok? Erano appunto i generatori, gli altri che costruivano e facevano il lavoro, la manodopera. Loro avevano un'idea, ok? Loro erano proprio dei visionari, ok? Ragioniamo molto per parole chiave stasera. In realtà mi piace ragionare per parole chiave in genere, perché queste parole chiave ci permettono di comprendere quando un manifestatore, quando noi stiamo agendo dalla luce, quindi dal potenziale di questo tipo bioenergetico, o dall'ombra, d'accordo? E quindi c'è un lavoro di consapevolezza e di trasformazione da fare. Il segnale che stiamo agendo dalla luce è proprio questa pace interiore, questo fatto che ci sentiamo potenti, potenziati, potenziamo noi e potenziamo gli altri. Il segnale che invece dice no, no, stai agendo dall'ombra, caro manifestatore, è perché c'è rabbia e nei confronti degli altri può diventare o molto più provocativo o sottomesso. Il manifestatore ha un'aura chiusa, dura, molto respingente, quindi si sente ancora di più, arriva alle persone, non ancora che parli, si sente nel momento in cui è provocatorio, è sottomesso, okay, è arrabbiato, si sente moltissimo, perché ricordiamoci sempre che la prima forma di comunicazione è proprio quella energetica. La strategia, qual è la strategia, quindi il modus operandi ideale e allineato per un manifestatore? È informare e essere informati. Cosa significa? Che devi chiedere permesso? No, tutt'altro. Non è qui per chiedere permesso a nessuno, perché è qui proprio per iniziare, no? Andiamo. Però è importante che informi gli altri, essenzialmente che li metta al corrente e che a sua volta sia messo al corrente. Questo, come dicevo, non è per chiedere permesso a qualcuno, è più che altro per mettersi in sicurezza, ok? Per mettersi in sicurezza, per fare in modo che, come dire, possa attuare la sua strategia e le sue azioni nel modo più snello e sereno possibile. Ed è un tema in realtà questo per i manifestatori, soprattutto perché magari da bambini quanti no abbiamo ricevuto, quanti castighi possono aver ricevuto i bambini manifestatori perché vogliono iniziare qualcosa, ok? Quindi è un tema quello di informare, perché molto spesso si dice che il manifestatore preferisca chiedere scusa che informare.
a cose già fatte. Quindi questo è un tema. Quello che è molto importante, ok, soprattutto se lo caliamo nel contesto lavorativo, è che il manifestatore faccia qualcosa che gli piaccia, che ami, quindi che nasca da qui, dal cuore, da una profonda consapevolezza e non che sia qui nella mente a pensare a cosa è giusto fare. Allora, adesso vanno molto di moda gli NFT, dovrei fare anche io questo. No, qualcosa che veramente gli piace, d'accordo? Ed è importante anche che non si escluda, che non si isoli, perché lì perde il suo potere. Altra cosa molto importante, visto che non ha accesso costante all'energia sacrale, all'energia creativa, ok? Che rispetti e che conosca di conseguenza i suoi cicli di riposo, lavoro, tempo libero, si rispetti questi suoi cicli, perché sennò rischia di esaurirsi. Ok? Quindi, prima di passare al generatore, ditemi se avete delle altre domande sul manifestatore, se no passiamo al generatore. Ma quanti manifesting generator? Quanti? Fantastico! Ok, mi ha tolto cosa nell'occhio, dall'entusiasmo. Bene, vabbè, però l'ho diretta così. Ok, quindi vado, un po' accecata, ma vado e parlo del generatore. Il generatore insieme al generatore manifestante o manifesting generator, quanto è fondamentale l'ora di nascita? È essenziale, Eli. Cioè, senza l'ora di nascita, come facciamo? È davvero essenziale. Ok, io a volte faccio scanning e magari a volte si ricordano più o meno l'intorno, cioè più o meno. Sai, la fascia oraria, faccio scanning, ma è essenziale secondo me l'ora di nascita. C'è qualcuno che dice, fai una serie di prove, ok? Se ti ricordi più o meno la fascia oraria, fai una serie di prove inserendo diversi orari, vedi magari che a volte potrebbe non cambiare o a volte cambia di poco e senti quello che ti risuona di più. Non lo so, è qualcosa che io prendo molto con le pinze, questo perché presuppone un aspetto, presuppone che una persona sia molto consapevole di se stessa, che quindi poi si riconosca nel disegno. Quindi si riconosca effettivamente nel disegno e non si riconosca per quello che lei vorrebbe essere, ok? Quindi non lo so, io questo non l'ho mai fatto, l'ho preso sempre molto con le pinze, ok? In un paio di volte, tipo con mio padre che si ricordava più o meno la fascia oraria, ho fatto scanning, okay? Ho cambiato un po' a vedere e non cambiava molto il disegno, ok? Però questo. Nel dubbio, io consiglio sempre, se c'è il dubbio, sì, sarebbe il caso di andare in comune e chiedere l'atto di nascita in cui è scritto l'orario, ok? Quindi, miei cari manifesting generator, che quindi vedo un sacco, e anche qualcuno mi diceva un proiettore, passiamo al generatore. Quindi generatore e generatore manifestante, come vi ho detto, costituiscono quasi il 70% della popolazione. Il fondatore, colui che ha canalizzato questa scienza che si chiama Ra Uru, diceva che proprio il suo compito era risvegliare i generatori, intendendo sia generatori che generatori manifestanti. Perché? Perché sono la forza motrice di questo mondo, sono coloro che creano, che lavorano. Dicevano, nel momento in cui si risveglia, non è solo l'aura che è avvolgente, è aperta, ok? Ma è anche l'importanza di realizzarsi attraverso un lavoro che fanno. Quindi adesso mi focalizzo sul generatore, poi parleremo del generatore manifestante, ma per il generatore, come anche per il generatore manifestante, fare un lavoro che si ama è essenziale. Qui caliamolo anche non solo nell'aspetto lavorativo e professionale, ma caliamolo nell'attività quotidiana, cioè fare cose che si piacciono il più possibile. So che in certi momenti non è possibile, ok? Quindi la nostra intenzione è fare il più possibile ciò che è. Perché se il generatore mette tutta questa la sua energia creativa, la sua forza creativa in cose che non gli piacciono, essendo anche poi tra l'altro un grande lavoratore, nel tempo rischia di esaurirsi, quindi lo porta decisamente a un burnout, ok? E si spegne. Questo lo porta tra l'altro anche alla frustrazione. La frustrazione è la parola chiave che ci dice che stiamo parlando con un generatore che agisce dall'ombra, che agisce dal non sé, che è allontanato da se stesso.
Altra cosa, cioè quando invece è pienamente se stesso, allineato a sé, è una persona pienamente soddisfatta. Ok? Infatti, quando è allineata a se stessa, è soddisfatta, è una persona che fluisce con la vita. Come mi piace molto dire, è una persona che danza con la vita stessa. Quando invece è nella frustrazione, spinge, è impegnato a fare cose che non gli piacciono, spinge. C'è lo sforzo, c'è il forzare, d'accordo? La sua strategia nella vita qual è? Ed è questo che spesso mette in crisi le persone, ve lo dico subito, è rispondere. Cosa significa? Che deve prima aspettare che la vita gli porti qualcosa a cui rispondere e poi può iniziare. Rispondere cosa si intende? Innanzitutto per iniziare a questo livello, chiariamolo subito, a questo livello si intende rispondere dalle cose dall'esterno di noi, quindi qualcuno ci chiede qualcosa. Una domanda, appunto, non lo so, leggiamo qualcosa, vediamo qualcosa che è scritto che ci interessa, leggiamo un annuncio, ok? Rispondere dall'esterno, un invito dall'esterno, qualunque cosa che arrivi dall'esterno. Non prendere l'iniziativa perché pum, ci arriva un'idea, almeno questo all'inizio, ok? Quindi rispondere, quindi attendere per rispondere, d'accordo? Mi aspettare che la vita ci porti qualcosa a cui rispondere. E questo crea frustrazione, lo so. All'inizio, quando si conosce questa cosa, so che molto spesso può creare frustrazione. Perché? Perché siamo cresciuti col pensiero predominante di quello che vuoi, vai e vattelo a prendere. Aspetto che cosa, no? Io vado, tiro fuori le unghie e mi vado a prendere quello che voglio. Quindi questa struttura ci dice invece che cosa? Che dobbiamo cominciare a fidarci di più della vita, cominciare a creare anche un dialogo con la vita stessa, con l'universo, come vogliamo chiamarlo. Io una cosa che io faccio spesso, per esempio, perché io sono un generatore, per esempio, mi sveglio la mattina e spesso dico, ok, mandami delle belle cose a cui rispondere. E ricordiamoci che la vita ci manda certe cose a cui rispondere, non così random, perché l'universo è tutto fuorché random, ma ce le manda in base a che cosa? In base a com'è il nostro stato interiore, quindi come noi vibriamo. Ok? Lo stato interiore quindi intende emozioni, pensieri, come la nostra energia, ok? Che credenze abbiamo. Quindi se le cose che ci arrivano non ci piacciono, legittimo, c'è da fare un check al nostro stato interiore. Cosa pensiamo, come stiamo, come è il nostro livello energetico, a cosa stiamo dando attenzione e priorità e nutrimento nella nostra vita. Perché se stiamo dando priorità e nutrimento a cose che non ci piacciono, non possiamo stupirci che la vita ci porti cose che non ci piacciono, ok? Una cosa molto importante del generatore è che il generatore ha una crescita così a step, mi verrebbe da dire. Cioè cresce, poi è come se raggiungesse un plateau, raggiungesse un momento di stasi, che è così, non accade nulla, e lì il genitore cosa deve fare? Se è veramente una cosa che gli piace, che sta facendo? Resistere. Resistere, non mollare, studiare, stare. Cioè, dopo questa fase di stallo c'è un click e la persona ricomincia a crescere. Quindi è una crescita così. Ok? E la sfida è stare quando le cose sono così. Altra cosa. Ciò che li rende magnetici è proprio fare ciò che amano, quindi fare un lavoro che amano e è molto importante seguire quello che amano qui e non stare nella testa quello che pensano le altre persone, quello che dicono le altre persone, quello che si aspettano le altre persone. Questo è molto molto importante. Tutto chiaro fin qui per il generatore? Perché adesso parleremo appunto di manifesting generator e qui ne vedo un bel po'. Tutto chiaro, penso di sì. Fatemi un cenno, un cuoricino, qualsiasi cosa. Come vedete, sono un generatore e mi piace rispondere alle vostre cose. Allora. Ah, grande Eli! Dopo la tua consulenza con la vita mi hai fatto svoltare, ok? Ho smesso di fare tutte le cose che odiavo. E Eli pensa che non era nemmeno una consulenza di Human Design, quindi tu pensa se facessi una consulenza solo di Human Design, cioè vabbè. Detto ciò, danza con la vita è bello, è figo. Danza con la vita va benissimo anche per i generatori manifestanti, ok? Quindi manifesting generator. Anche loro hanno il suo tema del generatore, quindi realizzarsi attraverso un lavoro che amano. La stessa
Generatore manifestante, visto che ha due nomi, è un po' la sintesi, in un certo senso, sotto certi aspetti, ma le sue tematiche, tra generatore e manifestatore. Ma prima di tutto è un generatore, d'accordo? Quindi prima di tutto lui deve rispondere, quindi parlando della sua strategia, deve prima rispondere e poi iniziare, ok? Chiarissimo. D'accordo? Lo stesso. Il tema della soddisfazione è un tema del generatore manifestante, ma non solo della soddisfazione, la soddisfazione e la pace. Sono i due temi che dicono, ok, segnalo in modo chiaro, sono allineato a me stesso, sto bene, sto procedendo secondo il mio disegno, quindi sto procedendo al mio più alto sé. Se invece c'è rabbia, c'è frustrazione, allora è un chiaro segnale che no, tutt'altro, sto agendo dal mio non sé, ok? Questo è super importante, ma cosa ancora più importante, scusatemi, soffio il naso ancora. Cosa molto importante per tutti voi generatori manifestanti, faccio una fatica a dirlo in italiano, è il tema della pazienza. Il generatore manifestante è molto propenso ad essere impaziente. Ditemi se vi risuona, tutti voi. Manifestatore manifesting generator. Vi risuona questa cosa? Perché in effetti, nel momento in cui masterizzano la pazienza, svoltano. Detto proprio super semplice. Masterizzare la pazienza è davvero un asset pazzesco per ogni generatore manifestante. Ok? Fatemi sapere se avete domande riguardo al genitore manifestante. Molti temi li abbiamo già visti col generatore, però c'è una qualche caratteristica in più rispetto proprio al... Conferma, Alessandra. Come si fa a masterizzare la pazienza? Stando. Stando. Cioè, nel momento in cui si sente che l'impazienza parte... Ok, che quasi così vi fa un po' battere la vena anche qui a volte, lo osservo con le mie amiche, stare. Stare. Quindi questo si chiama proprio anche fiducia, affidamento. Imparare a stare con questa cosa. Perché nel momento in cui si sta, si osserva questa cosa e non si agisce da questa cosa, la si trasforma. Io studio Kabbalah da tantissimo tempo, da diversi anni, e lo strumento numero uno che consiglio sempre è lo strumento numero uno della Kabbalah. Pausa che piacere. Cioè, nel momento in cui si sente l'impazienza, facciamo un esempio con l'impazienza, ma possiamo applicarlo davvero a tutto nella nostra vita, sento l'impazienza, riconosco l'impazienza, pausa. Metto un cuscinetto tra stimolo e risposta e non agisco da questa impazienza. Poi, se vogliamo fare uno step in più, possiamo dire che pausa, dire che piacere. A volte è davvero challenging dire che piacere, magari dici un po' a denti stretti, però lo puoi dire. I bambini mi insegnano la pazienza. Vai, i bambini sono proprio, cioè, gli esseri che ci insegnano a stare in questo momento. Cioè, veramente, stare proprio qui nel presente, super ancorati, è pazzesco. Ok. Però vi dico, così vi faccio venire un po' più voglia per essere pazienti, che due attrici che io adoro, tipo Nicole Kidman e Gwyneth, sono genitori manifestanti. Quindi dai, vi ho dato un bel riferimento che può ispirarci alla pazienza. Fatemi sapere se avete altre domande sul genitore manifestante, se no andiamo a conoscere chi è il proiettore. E io bevo. Ok, non vedo domande. Ok, quindi non domande, vado avanti. Giusto? Sì. Il proiettore. A me piacciono moltissimo i proiettori. Sono il 22% della popolazione, circa. Ok, perché mi piacciono? Perché sono i leader del domani, sono i veri leader, perché noi siamo abituati a una leadership che spesso è autoritaria, è impositiva, cioè fai così perché te lo dico io. Lì è più un capo piuttosto che un leader. Ma il vero leader che è? Il leader è quello, una persona che ci ispira, che
È una persona che vogliamo seguire, non è che siamo obbligate a seguire. E l'imprenditore è proprio questo, è la persona che guida gli altri, ma guida quelle persone che lo riconoscono, che riconoscono il suo talento, che riconoscono le sue capacità, che riconoscono la sua guida e si lasciano guidare. E questo ci porta direttamente alla strategia dei progettatori da seguire, che è quella di aspettare l'invito. Aspettare il riconoscimento prima di agire. Io vi faccio un esempio fantastico, ok? Sono tutte quelle persone che magari ci dicono cosa dovremmo fare, ci danno un consiglio non richiesto, magari sono dei proiettori. Faccio un esempio, è semplice. Il loro consiglio magari è illuminato, ma a noi non ci interessa. Se invece riconosciamo in quella persona la guida, l'esperienza, l'expertise, allora gli chiediamo un feedback, gli chiediamo un'opinione, chiediamo qualcosa. A quel punto il proiettore è invitato, okay, riceve il riconoscimento e a quel punto quello che deve dire arriva. La sua guida arriva. Anche i Dreamteam mi insegnano molto, decisamente molto, sono molto molto profondi. Una mia cara amica è un proiettore, proprio lei ha questa capacità perché il proiettore ha un'aura che è assorbe e penetra. È molto bravo nei rapporti one-to-one, quindi ha quest'aura che penetra l'altro e va proprio a cogliere degli aspetti importanti dell'altro e per questo nella guida. Nella guida perché riconosce l'altro, riconosce le sue caratteristiche ed è in grado di guidarlo, ok? Quindi è super importante questo. Devono aspettare però ad essere riconosciuti e questo porta l'accento su un tema molto importante, sull'autostima. E sul riconoscere se stessi, perché è importante che prima di tutto loro riconoscano se stessi e siano fedeli a se stessi, perché se sono disallineati a sé e agiscono dal non sé, quindi agiscono in modo totalmente che non gli appartiene, e sono riconosciuti in quel momento, vuol dire che sono riconosciuti per qualcosa che non sono. Questo non è autentico, non fa bene né a loro né alle persone che guidano. Quindi è super importante che riconoscano se stessi. Il tema dell'autostima, di riconoscere se stessi, dell'ascoltare se stessi, di conseguenza di accogliersi, è fondamentale. Un aiuto può essere quello di cominciare a riconoscere anche gli altri, cominciare ad allenarsi a riconoscere gli altri, ok? Farlo, riconoscere gli altri per iniziare a riconoscere noi stessi. La firma distintiva che dice che questi proiettori sono in armonia con se stessi, quindi sono allineati, sono in luce, agiscono dalla luce, è il successo. Cioè, è una bellissima firma distintiva. Quando invece sono amareggiati, ecco, quello sì, sono amareggiati, è il chiaro esempio che stanno agendo dal non sé. E l'amarezza di un proiettore è veramente tagliente, fa veramente male. Perché avendo questa capacità di entrare in profondità delle perso della persona, di vederla, okay, di prendere degli aspetti peculiari di quella persona, nel momento in cui viene portata in luce e vedono la persona, la aiutano, la guidano. Quando invece agiscono dall'amarezza, sono veramente taglienti, vanno a colpire il punto di dolore di quella persona. Mia madre è un proiettore e io in questo lei lo riconosco benissimo. Anzi, averlo scoperto adesso, va bene, a 40 anni, 39, quello, 39 all'epoca forse, vabbè, whatever. Mi è stato molto di aiuto perché ricordare certi episodi e rivederli sotto questa luce mi ha fatto comprendere ancora di più che non era una questione legata a me. Ok? Perché lo si può intuire, qui si fa capire in profondità ancora di più il perché e il come funziona. D'accordo? Quindi è molto importante non solo nutrire l'autostima per un proiettore, ma essendo che non ha un'energia costante, creativa, rispetti i suoi tempi di riposo, i suoi tempi di riposo, di relax, di tempo libero, quindi che rispetti il suo ciclo naturale. È molto importante per non scaricarsi. Paradossalmente, il pisolino pomeridiano potrebbe essere perfetto per un proiettore. Ok, nel lavoro, cazzo, sei un proiettore, vedi, ma guarda te. E nel lavoro è molto importante quindi che inizino a riconoscere se stessi e non aspettare più riconoscimento di nessuno, ok? E che facciano ciò che amano, ok? Quindi nel lavoro fare ciò che si ama, portare fuori la vostra conoscenza, la vostra esperienza, ma senza aspettare il riconoscimento. L'esempio che faccio sempre
È Ringo Starr dei Beatles, lo ricordate? Lui non era originariamente nel quartetto, l'altro membro lascia la band, gli altri ragazzi ragazzi, Beatles, ragazzi, sentirono Ringo Starr suonare e gli dissero: vieni con noi. Quindi lui tranquillamente suonava, portava fuori la sua esperienza. Non è che ha mandato un curriculum ai Beatles, ve lo immaginate? E gli altri l'hanno riconosciuto e l'hanno invitato. Questo è l'esempio classico, ok? Di fare ciò che si ama senza aspettare il riconoscimento, senza voler apparire. Molto importante. E di non fare le cose così mi possono riconoscere, ok? Quindi per paura di non essere riconosciuto, sennò si entra nel loop di agire dal non sé. Questo è molto importante. Fatemi sapere se avete delle domande sul proiettore, se andiamo a conoscere l'ultimo tipo bioenergetico. Quindi Kate, tu ti ritrovi molto. Fatemi sapere se avete domande, io intanto mi idrato. Non vedo domande, vado avanti. L'ultimo, l'ultimissimo è il riflettore. Il riflettore è l'1% della popolazione, ok? E il riflettore è particolare perché, come dice il nome stesso, riflette. Quindi riflette l'ambiente in cui è, riflette le persone con cui è, riflette la cultura in cui è inserita. Infatti, per il riflettore l'ambiente di riferimento è importantissimo. D'accordo? L'ambiente teso. La cerchia stretta degli amici, quindi quei 4-5 amici del cuore per intenderci, dove vive, dove lavora, è davvero molto 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 importante. E riflette l'ambiente, ok? I riflettori sono quelle persone che ci mostrano dove possiamo migliorare, sono quelle persone che io chiamo talent scout perché identificano tra tutti chi è non so, la perla rara, ok? Chi è il talento, chi è la persona pronta a fare un salto di qualità anche all'interno dell'azienda, per esempio, tra tutti i dipendenti, vedono chi è la persona che è pronta a fare quel salto di qualità, ok? E lo riferiscono di solito al manifestatore, di solito, principalmente, comunque a un'altra persona, ok? La sua aura proprio è uno specchio, ok? Riflette gli altri. Ciò che dice che un proiettore, ciò che ci segnala che un proiettore è veramente allineato alla sua luce, è la sorpresa, ok? È la sorpresa, si dimostra sorpreso. Quando invece è deluso, è un chiaro segnale che è lontano dalla sua luce, quindi agisce dall'ombra, dal suo non sé, ok? Lui ha questa capacità di riconoscere ciò che è diverso. Ma anche una strategia molto particolare, perché il riflettore è l'unico tra tutti i tipi bioenergetici che non ha nessuna attivazione. Cosa significa? Se avete il disegno davanti. Il riflettore ha tutto completamente bianco. Ok, non c'è un giusto o sbagliato, mi raccomando, anche in questo caso. Poi se volete vi spiego la differenza tra bianco e colorato, se vi interessa. Non era previsto, ma se volete ve lo spiego. Il riflettore quindi non ha nessuna attivazione. E la sua strategia per agire nel mondo qual è? Quella di aspettare che passi un ciclo lunare di 28 giorni. Quindi, ora, questo non per tutte le decisioni, d'accordo? Ma per quelle importanti, che sono quattro. Carriera, dove vivere, relazioni sentimentali, ok? E amicizia, d'accordo? Amicizia intesa il cerchio di amicizie intime più importanti, d'accordo? Quindi hanno questa caratteristica, questo modo di agire, questa strategia che per loro è importante aspettare che passi un ciclo lunare, almeno un ciclo lunare, a volte può essere di più, per prendere una decisione. Una decisione che poi prenderanno in base alla loro autorità. Ognuno di noi ha una sua autorità. Che è il modo che ci dice come prendere decisioni, ok? Non lo vediamo stasera, se no lo finiamo domani, praticamente. I riflettori, per loro, come dicevo, è importantissimo l'ambiente in cui vivono, in cui lavorano, in cui sono, quindi prestare attenzione è fondamentale a questo. Lavorano molto bene in gruppo, ok? Ed è molto importante che all'interno del gruppo loro siano anche, possano osservare.
e possono portare, condividere con gli altri cosa può essere migliorato, ok? Chi è pronto ad avanzare e chi meno. Per loro è fondamentale, fondamentale il tema della fiducia. Sviluppare una fiducia non solo in sé, arrivata Joy, quindi se tra un po' sentite sbuffare c'è Joy, il mio cane. La fiducia in sé, ma anche per la fiducia, no, non dico degli altri, proprio nell'universo, nella vita. Okay, perché hanno un modo di agire che richiede tempo. E in questo tempo, in questo spazio, avere fiducia, non cadere nella frustrazione, nella delusione, ma stare nella situazione è davvero fondamentale. Per ogni riflettore, la domanda chiave, e mi sorrido perché mi vengono in mente un paio di persone, proprio è come posso essere utile agli altri. Ok? Bene, questo è il riflettore. Fatemi sapere se avete domande, curiosità, che sono qui. Ah, un'ora spaccata. Perfetta. Domande? Ti trovi nel riflettore. Ma tu sei un riflettore, Barbara? Sei un riflettore? Fammi sapere. Io sono qui, fatemi sapere se ci sono domande, se no ci salutiamo con tantissimo amore e vi racconto anche, giusto, 2 minuti le novità che ci sono, che mi piacciono un sacco. Mi entusiasmo da sola con le cose che mi piacciono, da buon generatore, è proprio questo il punto, entusiasmarsi per le cose che ci piacciono. Senza pensare al risultato. Questo è importante. Perché quando pensiamo al risultato, siamo nella testa. Cosa che vi ho detto, una di queste due cose, in effetti, era proprio questa, che ci sono aperte nuove sessioni, poi vi metto il link tranquillamente. Sono un genitore manifestante e mi viene difficile iniziare. Benissimo, perché non devi iniziare d'amblè, cioè tipo carta bianca, ok? Un genitore manifestante prima aspetta di ricevere un qualsiasi, non so, feedback, ok? Qualsiasi dall'esterno, risponde a questo feedback, a questa situazione esterna, che può essere un invito, legge qualcosa da qualche parte, ok, non lo so, legge un'inserzione, qualcosa, e poi dopo, se è qualcosa che gli interessa, può iniziare. C'è una differenza che non ho detto prima, mi sono resa conto in questo momento, tra generatore e generatore manifestante. Il generatore, quando risponde a qualcosa, e poi in base alla sua autorità risponde sì, per esempio, bene, è ingaggiato in quella cosa, va, ok? È importante per il generatore chiudere, iniziare a chiudere. Per il generatore manifestante, invece, non è detto, perché nel momento in cui cioè, risponde a qualcosa, sempre in base alla sua autorità, che non abbiamo visto oggi, voglio essere chiara su questo, poi non è detto che la porti avanti, perché magari lei inizia, ok? E poi dice, ah no, ma questa cosa non mi interessa, e quindi, come dire, va bene anche per lui uscire da quell'attività, tipo andiamo a fare il bagno? Glielo chiede a un genitore manifestante, lui dice sì, ok? Risponde con la sua sì. Ci alziamo, arriviamo, lui mette, puccia le piedine nell'acqua, per intenderci, è fredda, non gli va bene, dice, ah, no, sai che c'è? No, non ha più voglia, e torna indietro, ok? Un generatore come me, andiamo a fare il bagno, boom, va, è già dentro in acqua, ok? Quindi c'è anche questa differenza sottile tra i due. D'accordo?
Non lo so, ma la descrizione la sento mia. Beh, se ti risuona, secondo me è interessante. Ti consiglio di fare di scaricarti il tuo human design sul link che ho messo qui. È gratuito, quindi lo puoi fare. E osserva se effettivamente è il tuo o meno, perché è molto interessante questa cosa. E poi fammelo sapere perché sono curiosissima, ovviamente. Valeria, hai qualche consiglio da darmi? Per è difficile iniziare? E sì. Quello che ti ho detto adesso, fammi sapere se ti ha risuonato questa cosa, ok? Quindi non è che devi iniziare perché devi iniziare. C'è da iniziare nel momento in cui, dopo aver risposto a qualcosa che è arrivato, che ti è arrivato, ok? Ma così si parla in bagno. Qualcosa che ti è arrivato, ok? Allora puoi iniziare, se ti interessa, ok? Sempre da quando tu in bagno. Vedete come siamo diverse, ognuno di noi è diverso, ok? Però questo è importante perché è anche una strategia diversa di fare le cose. Il generatore va, è ingaggiato nella cosa, nel progetto. Il generatore manifestante, come dire, risponde, però fa un check, voglio dire, è veramente così, e può tirarsi anche poi indietro perché è coerente con lui, ok? È coerente, infatti i generatori manifestanti sorridono ogni volta, la mia amica che viene spesso tacciata di cambiare idea, ma ci sta. È perfettamente coerente con un genitore manifestante il cambiare idea. La cosa sempre utile da ricordarsi è informare, ok? Quindi informa e dire sai che c'è, ho cambiato idea. Quindi anziché sparire, abbandonare l'amico lì che sta per entrare in acqua, digli sai che c'è, ho cambiato idea. Semplice. Super, super semplice. Alla spa, vengo anch'io alla spa, lì. Ok. Grazie, prego Valeria, sono molto contenta che ti ho risposto. Comunque tutto ciò sono tutte cose molto belle, almeno spero, perché a me piacciono, quindi sono di parte. L'importante è sperimentarle. Quindi adesso, in base a quello che vi ho detto, che avete scoperto di voi, se avete il vostro disegno bene, se non andate a scaricare, e cominciate a sperimentare quello che vi ho detto, cominciate a sperimentarlo nella vostra vita e vedere cosa succede. Ma non solo da qui in avanti, che è utilissimo, che è la base di partenza, ma osservate se questa inconsciamente sia stata anche la vostra strategia quando le cose andavano bene, o anche quando le cose andavano male. Perché io, per esempio, mi ricordo come generatore, mi sono perfettamente riconosciuta che quando le cose andavano male, io forzavo, ma in una maniera pazzesca, e più le cose non funzionavano, io più forzavo. In realtà tutte le cose che mi sono andate bene nella vita, proprio fluide, sforzo zero, sincronia, ok? Quindi osserviamolo anche in retrospettiva, il nostro human design. È molto utile secondo me perché già ci può far vedere oggi che effettivamente funziona. Quindi darci quelle conferme che sono sempre molto utili, ok? Quindi se non ci sono altre domande, vi dico la novità vera, perché una appunto era quella di dirvi che ci sono aperte nuove consulenze, no nuovi spot per le consulenze, okay, poi vi metterò il link, tranquille. L'altra novità è molto carina, si chiama Unbecoming, inteso, come dice sempre una delle mie insegnanti, ispirata appunto da una sua frase che dice così, che il viaggio per diventare noi stesse non è quello. Molto spesso è quello di non diventare niente, quello di dimenticare quello che ci hanno detto che dovremmo essere. Okay? Quindi in questo senso unbecoming, d'accordo? Quindi che possiamo anche ricondurla con il concetto di ritornare a casa, ok? Che non è aggiungere strati su strati su strati, ma togliere molto spesso. Togliere condizionamenti, togliere atteggiamenti, strategie che non ci servono affatto. Cos'è Unbecoming? A parte questo nome che mi piace un sacco, e è il primo corso di Human Design che ho creato. È un corso davvero semplice e davvero efficace. Non vi dirò tutti i dettagli, adesso vi spiego perché anche, ma è un corso utile per conoscere innanzitutto il nostro Human Design, le basi del nostro Human Design, meglio specifica, le basi, ma cominciare a conoscere anche il Human Design delle persone che abbiamo attorno. Siano i nostri figli, le persone che amiamo, siano i nostri clienti, cioè io faccio mentoring, coaching, conoscendo il loro disegno, perché come faccio mentoring a un generatore, non è come faccio mentoring a un proiettore o a un manifestatore, è molto importante, ok?
E anche per le persone che sono in team con noi, o anche la nostra stessa famiglia, per esempio, d'accordo? Quindi cominciare a conoscere le altre persone per due motivi: avere una relazione migliore con noi stesse, appunto per smettere di farci la guerra inutilmente, d'accordo? E avere relazioni migliori con gli altri, nel business e a casa e con gli amici e con la vita in generale. Quindi queste sono le basi. Perché non vi dico i dettagli del corso? Perché come sempre, questo è in pre-pre-prelancio, quindi nel prelancio non ci sono dettagli, anzi ho detto fin troppo, ok? Ma in questa fase ci sono pochi dettagli, ma il valore è super conveniente. Più saranno aggiunti dettagli, più il valore aumenterà. Ormai questo, se qualcuno mi conosce, dovrebbe averlo un po' imparato. E vi metto anche il link, questo metto il link dopo sul gruppo, anche questo, ok? Con tutte le informazioni. È in prelancio sicuro per 24 ore. D'accordo? Non so se lo stenderò a 24 a 48 ore per dare la possibilità anche a chi vede la replay di poter accedere a questo prelancio. Ci penserò. Vedrò come si svolgono le cose. Ok? Quindi, certo, ma certo che ti può calzare anche a te il tuo talent scout, Barbara. Perché, come ho detto all'inizio, ma è giusto ripeterlo. Il tipo bioenergetico è la base che dobbiamo imparare a conoscere, a masterizzare per entrare correttamente nei progetti, per relazionarci con la vita, con noi stesse, la base. Ma poi più andiamo in profondità, conosciamo la nostra autorità, conosciamo il nostro profilo, conosciamo i canali, ok, le linee, diciamo così, che sono colorate per intenderci. Conosciamo le porte che sono attive, che sono quelle colorate, e via via, più conosciamo quelli che sono anche i nostri talenti. Quindi benissimo, tu puoi essere un genitore manifestante, ma avere un talento che è proprio quello di esaltare il talento degli altri, anche di riconoscere il bello, di riconoscere l'eccellenza. Quindi ci sta, ci sta. Dire sono un generatore, per esempio. È pochissimo, però l'inizio è importante, l'inizio da cui partire, perché se non masterizziamo questa parte insieme all'autorità, per esempio, non possiamo masterizzare anche il resto, ok? Proprio questo farvi capire che è molto profondo il disegno e va davvero a raccontare noi stessi, la nostra anima, in un modo davvero molto poetico, mi verrebbe da dire. Nella consulenza, in parte. Perché? Perché già la consulenza è un'ora e mezza di audio in media, più un'ora insieme io e te dopo circa un mese. È tanta roba. Se qualcuna delle ragazze che ha fatto con me HD Essential è qui, penso che lo possa confermare. È tanta roba. E in quest'ora e mezza di audio, che è successo qua? Niente. Spero che si era aperto qualcosa su Facebook. E in quest'ora e mezza di cosa guarderemo? Guarderemo nel profondo cos'è il tuo tipo bioenergetico, perché questa era veramente l'introduzione super soft. Guarderemo la tua autorità, quindi il modo in cui tu prendi le decisioni allineate. Guarderemo uno per uno ogni centro. Ok, sono tanta roba, grazie Marci. Quindi sono 9 centri. Li guarderemo uno per uno in dettaglio, capire guardando se sono definiti o se sono indefiniti. Definiti sono quelli colorati, indefiniti sono quelli bianchi, ok? Guarderemo il tema collegato ad ogni centro, cosa significa se è definito o non definito, quando è luce, quando non è luce, ed è lì. E poi guarderemo gli ultimi due aspetti, iniziamo a toccare il profilo, quindi il tuo ruolo nel mondo. E guardiamo un sistema che mi piace molto, che io chiamo un sistema di supporto, ma è quel sistema molto operativo, molto pratico, che ci dice il tuo modo di manifestare, quindi il tuo modo migliore per fissare gli obiettivi, ok? Se sei costante o non sei costante, quindi capire anche, mi hai preso tanti appunti così, esatto, costante nella tua vita, ok? Quindi con la prima consulenza, con HD Essential, guardiamo questi aspetti, perché è già tanta roba. Davvero, e perché poi tutto questo va integrato nella tua vita. E poi c'è anche la sessione insieme di un'ora. Quindi questo è HD Essential, ok? Questo. Poi in futuro, per chi ha già fatto HD Essential, si guarderà anche il resto, quindi i canali, le porte, e si guarderà più in profondità, perché davvero è tanto, se no.
davvero moltissimo. Io continuo ad ascoltare le letture che mi hanno fatto per dirti, adesso ne avrò a marzo un'altra ancora, per andare ancora più in profondità. È tanto, è davvero complesso. E quello, il mio desiderio, la mia intenzione è che tutto ciò poi venga utilizzato e che le persone, che ognuno di noi sperimenti questo nella sua vita, che il benessere aumenti, che la gioia aumenti, che sia anche più facile, inteso più snello, fare il nostro lavoro. Ok? Troppe informazioni si rischia di avere. Metto il link. Finita la live, vi metto il link per prenotarlo. Ok? Questo sì. Quindi ti ho risposto, Francesca, che mi ha chiesto se conosceremo tutto questo. Ma di sicuro ti posso dire, Francesca, che conosci le fondamenta. Davvero le fondamenta. Quelle che poi servono e che vanno masterizzate. Senza queste fondamenta, conoscere anche le altre cose è pura conoscenza, è pura informazione, ma che poi non la possiamo applicare nella nostra vita. E io penso che siamo già cariche di informazioni. Cioè, io penso che sappiamo già un sacco di cose, che molte volte facciamo fatica a portarle a terra e viverle. Lo human design è proprio a questo scopo, viverlo. Ok? Questo. Vi ho risposto, avete altre domande? Volete sapere cosa significa centro definito, non centro bianco, come ve l'avevo accennato prima? Se vi interessa ve lo dico, se no ci salutiamo. Ti ho risposto bene, sono contenta, Francesca. Sì, è tanta roba, tanta. Mi ricordo che ho una prima lettura con la mia insegnante. Io ho detto, per fortuna che è registrato, perché dopo un po', cioè il mio cervello, come dire, era scollegato, non ce la faceva, sentivo solo un sacco di energia che arrivava, ma la mia mente, il mio cervello non riusciva a contenere tutte le informazioni. Mi ho detto, per fortuna è registrato, così posso ascoltarmelo, prendere appunti. Ok, ed è per questo infatti che io l'ho impostato in questo modo. Prima l'audio di un'ora e mezza, così la persona circa di media, a volte un'ora e 20, a volte un'ora e 40, c'è cioè una media, ok? E se lo può ascoltare con calma tutte le volte che vuole, prendere gli appunti, sentirlo, sperimentarlo e poi, visto che i dubbi naturalmente vengono quando viviamo tutto ciò, guardiamo i dubbi, le domande, le curiosità e qualunque altra cosa. Ok? Questo sì. Il grazie era per la serata o perché vi ho detto se volete sapere dello human, del centro aperto, bianco e definito? Vabbè, ve lo dico, faccio prima, tanto è velocissimo. Ognuno di noi, ci sono 9 centri, li avete visti? Ok. Ogni centro ha un tema, ogni centro è collegato a una parte del nostro corpo fisico, perché nel corpo fisico e corpo energetico sono speculari, giusto? E definito o non definito va sempre bene, non è che ci sia una cosa migliore o una cosa peggiore. Quando è definito vuol dire che è colorato, ok? E vuol dire che la nostra anima è già arrivata con questa energia, cioè noi possiamo accedere a questa energia in modo costante, d'accordo? Poi, altra cosa è se agiamo in luce o in ombra da questo centro. I centri definiti sono come se fossero delle emittenti, emettono questa energia tutto intorno a noi, quindi impattano negli altri. I centri bianchi, il contrario, l'opposto. Sono i centri che ricevono dall'esterno, sono i centri in cui non abbiamo un'energia costante, fluttua, è incostante, dove la riceviamo dall'esterno, la amplifichiamo. Sono i centri che hanno il più grande potenziale per essere condizionati, ok? Ma sono quei centri che una volta in cui abbiamo fatto il lavoro di condizionamento, allora sono davvero dei centri di saggezza. Vedo che alcuni di voi che conosco, che sono qui, sono coach, formatori, sono quei centri in cui noi possiamo fare coaching, perché il coach appunto crea lo spazio, crea l'ambiente per il cliente, il coach, il mentore, e poi lo supporta nel trovare le sue risposte, ok? Quindi sono quei punti, quelle aree in cui siamo degli ottimi coach. Ovviamente sì, abbiamo fatto un lavoro di decondizionamento noi stesse, perché questo è cruciale, ok? Quindi questo ve l'ho detto per chiudere, per essere completa nella presentazione, visto che era uscito questo tema. Bene, io non ho più nulla da aggiungere, se non avete domande io vi saluto. Per me è stata una super gioia essere qui con voi. Se avete visto la replay, le ragazze che vedranno la replay, ditemelo, così vi saluto. Sono contentissima della serata, è stata una gioia per me essere qui.
Vi abbraccio forte, vi do ancora 2 minuti se avete domande, se no vi saluto. 2 minuti, perché Facebook non si aggiorna velocemente. Ti adoro. Grazie Silvia, anche io. Anche io. Prego, sono una gioia Francesca, davvero. Una super gioia, grazie che siete qui. Grazie della serata insieme, davvero. Ciao Eli. Bene ragazzi, vi saluto, vedo che arrivano i saluti. Ciao Marci, vi abbraccio fortissimo, vi auguro una serata meravigliosa. Il gruppo sarà aperto sicuramente per altre 2 settimane, adesso metterò le informazioni per il corso, per la lettura. Se arrivassero altre domande, creerò un post in cui potete mettere le altre domande di approfondimento eventualmente. Ok? Vi abbraccio forte, buona serata e sperimentate tutto ciò, divertitevi a farlo, davvero divertitevi a farlo. Ok? Ciao!